Ebbene sì, Linux batte Windows 11 anche nei videogiochi. Perciò se sei un gamer che non vuole cambiare la sua scheda video ogni 6 mesi, oppure se sei un pro player sempre in perenne caccia di ogni FPS perso, ebbene mi sa che stavolta devi passare proprio al pinguino. Benvenuti dal vostro Anaro Sensei. Il video di oggi è dedicato a tutte quelle persone che sotto i miei corsi di informatica di Linux dedicati, tipo Linux Mint, Manjaro, eccetera, scrivono sempre la solita frase, ovvero: io non passo a Linux perché non ci girano i giochi. Ora, capisco tutto, ma chi è che vi ha messo in testa questa cazzata? Cioè, lasciatemi passare il termine in greco antico. Cioè, obiettivamente stiamo parlando del miglior sistema operativo che esista al mondo. Linux batte Windows a mani basse in tutto. Consuma meno risorse, scalda meno i computer, consuma meno corrente, è più stabile, è più sicuro, non vi ruba nessun dato, quindi privacy a manetta, si può utilizzare in ambito privato, personale, in ambito professionale, lavorativo. È completamente gratuito, cioè tutto quanto gratis, ed ha migliaia di versioni differenti, desktop di ogni tipo, grafiche e funzioni illimitate. Ditemi voi quanto tempo ci voleva perché arrivasse ad essere superiore di Windows anche in ambito di gaming. Era solo una questione di tempo. Chi mi segue su Instagram invece ha scoperto che tutti quanti i rover e i dispositivi che sono stati lanciati su Marte e in giro per lo spazio, anche la stazione orbitale spaziale internazionale, usano tutti quanti solo Linux. Utilizzano Linux per far girare le astronavi, gli Space Shuttle. Perché è così difficile immaginare che giri anche un semplice videogame? Vi ho ripescato un articolo di ilsoftware.it risalente al 4 dicembre 2023 in cui spiegano appunto che Linux batte Windows 11 più veloce in ambito gaming. Notizia comunque che è stata stradiffusa da tutti quanti i siti di informatica del periodo, praticamente tutti parlavano solo di questa roba qua, hanno spiegato un po' diciamo un'infarinatura generale delle motivazioni. Comunque la cosa interessante è che i veri test che sono stati realizzati per poter pubblicare questo articolo risalgono ad un sito tedesco denominato computerbase.de. Il sito è ovviamente tutto quanto scritto in crucco, perciò se volete capirne qualcosa e avete Firefox basta andare qua in alto e traduci, meno di mezzo secondo e tutto quanto torna bello che in italiano. Se non avete Firefox passate a Firefox, se proprio non volete utilizzate un'estensione di vostro gusto. Per non essere troppo di parte hanno preso tre distribuzioni Linux differenti, ovvero Nobara, Arch Linux e Pop OS, e le hanno messe in confronto con Windows 11, che ovviamente la traduzione mi viene fuori le finestre 11, però se noi ritorniamo in mostra originale, ok, è una cosa un po' più attendibile. Questi i risultati, e come potete vedere Linux straccia alla grandissima Windows 11, perciò già in FPS è tanta roba. Al che già mi immagino i vostri commenti sotto a questo video, soprattutto dei soliti complottisti che diranno: sì, ma saranno stati presi in considerazione dei videogiochi che fanno schifo, ottimizzati per Linux, vecchi che non usa più nessuno, eccetera eccetera. La risposta è no, perché hanno preso 5 titoli molto fighi, tra cui Cyberpunk 2077, Forspoken, Starfield, cioè stiamo parlando di roba nuova, recente, che richiede un signor hardware. Titoli che anche con 1500 euro di computer e Windows 11 ultra mega ippato alla grande, va comunque a scattoni, o comunque ci sono perdite di FPS. Perché? Perché Windows fa schifo, perché ha 2750 milioni di processi sotto che ti mangiano tutto, i colli di bottiglia sono all'ordine del giorno. Perché? Perché Windows non riesce a lavorare come si deve. E per darvi giusto qualche parametro, al primo posto c'è praticamente sempre Nobara Linux,
ho fatto un video dedicato sull'informatica per tutti, trovate su distro che ho testato, provo Nobara Linux 39 KDE Plasma, cioè una bomba atomica. Un vero gamer deve per forza provarlo, cioè io l'ho installato sul principale, anche sul portatile da gaming, e devo dire che cioè, è spaventoso, perché nasce già con tutti quanti i driver della scheda video Nvidia GeForce già tutto preinstallato, a tutti i pannelli di controllo, nasce con Steam, Discord, i launcher, tutto ottimizzato, è una bomba e da tipo 3 anni, 4, cioè è nuovo come Linux. Hanno fatto un lavoro incredibile in così poco tempo, e se consideriamo che Nobara è gratis ed è così giovane, nonostante tutto lui spazza via Windows 11 di qualcosa come 8 punti di percentuale in più, cioè una roba allucinante. Su Forspoken da 100% passiamo a 94, quindi sono 6 i punti percentuali guadagnati. Windows 11 è stato battuto perfino da PopOS, che è praticamente a pari merito con gli altri due, e Ratchet è l'unico che riesce a mantenere in prima posizione Windows 11. Ma di quanto stiamo parlando? Beh, ha battuto Nobara di un punto percentuale, cioè significa che praticamente, se non è stato spazzato via completamente, Nobara comunque gli è a culo. Quindi anche qua, cioè, siamo di parte? No, perché comunque hanno trovato un videogioco che Windows è ottimizzato molto bene, ma non così tanto bene rispetto a Nobara. Starfield non parlo neanche, perché qua i punti sono 7 in più di differenza, sia Arch che PopOS e Nobara sono tutti e tre allo stesso livello, funzionano tutti e tre molto bene, uguale, e su The Talos dal 100% siamo passati al 91% di Windows 11, quindi ben 9 punti in meno. Cioè qua, se state cercando gli FPS perfetti o comunque sia lo sfruttamento maggiore del vostro hardware, cioè dovete per forza passare a Linux, cioè non c'è scelta, perché con Linux veramente le schede video rivivono. Io sto utilizzando ultimamente Helldivers 2, chi è un videogiocatore spero sappia di che cosa sto parlando, è un videogioco che è uscito tipo un mese e mezzo fa, e quindi non è che sia chissà che roba ottimizzata per Linux, è un videogioco per Steam, nuovo di pacca, che ha anche il controllo anti-cheat, a tutto quanto, e nel momento in cui è uscito ho pensato subito, beh, su Linux non riesco a farlo girare, perché figurati, c'è anche l'anti-cheat, finché quello non viene sistemato, cioè è impossibile farlo partire. L'ho messo su Manjaro, porca miseria, è partito subito, cioè è partito l'anti-cheat, è partito tutto, e guadagno circa 5-6 FPS in più rispetto a Windows. Ma attenzione, dopo averlo utilizzato tipo qualche ora, sono passato a Windows perché ho il dual boot, ho dato un'occhiata, e sì, è vero che ho guadagnato 5-6 FPS in più, ma mi sono accorto dopo che nelle impostazioni grafiche su Manjaro erano più alte, cioè avevo tipo ultra e dall'altra parte avevo alta, quindi ho guadagnato più FPS ma andando a qualità di texture migliore. Cioè non so se rendo abbassando la qualità di texture uguale a Windows, cioè c'è un ulteriore guadagno di FPS, e questo stiamo parlando di un videogioco nuovo di pacca, un videogioco che è uscito un mese fa. E per chi se lo fosse perso, Steam, il launcher per eccellenza di tutti quanti i videogiochi, ha creato il suo sistema operativo personale, Steam OS, e pensate un po', è basato su Debian, esattamente come Ubuntu e Linux Mint. Perciò sì, anche SteamOS è Linux, è una bellissima distro, tutta quanto ottimizzata proprio per il gaming.
Secondo me è ancora inferiore a Nobara, però sta facendo veramente ottime, ottime cose. Se siete interessati a vederlo, scrivetelo sotto nei commenti che vi faccio un video dedicato. Alla luce di tutte le considerazioni che abbiamo fatto fino adesso, vorrei concludere il video con la domanda che è stata posta dagli amici di tomshow.it ai loro lettori, ovvero: per giocare ci vuole Windows per forza? Beh, non vi resta che dirmelo sotto nei commenti. Mi raccomando, mettete like se il video vi è piaciuto, attivate la campanella e iscrivetevi ai miei canali YouTube per non perdere altri video del genere. Grazie per avermi seguito, per guardare i miei video. Vi voglio super bene, vi mando un abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata. Bye bye!